città di Napoli è una città che fa dell'antifascismo, della difesa della democrazia, uno dei valori fondanti, è la città delle quattro giornate, è una città che si è sempre ribellata a tutte le forme di totalitarismo e di intolleranza. Nella giornata della memoria è un momento importante, la memoria rappresenta un grande valore per la difesa dei principi democratici della nostra nazione, soprattutto la memoria serve, noi la dobbiamo trasferire ai nostri giovani per affrontare il futuro con la capacità di difenderci da quelli che sono i demoni del passato e che possono sempre ritornare, come noi vediamo anche negli avvenimenti quotidiani. L'intolleranza è sempre dietro l'angolo, noi la dobbiamo combattere negli atteggiamenti quotidiani e poi nelle grandi battaglie ideali. Napoli non dimentica. Per la giornata della memoria dedicata alle vittime dell'Olocausto, il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto questa mattina le corone di fiori al Borgo Orefice in ricordo di Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali, e sulle pietre di inciampo in Piazza Borsa. Le cerimonie ufficiali si sono concluse in prefettura con la consegna delle medaglie d'onore ai familiari di 7 cittadini di Napoli e provincia deportati e internati nei lager nazisti. Vorrei che questa cosa non si dimenticasse, perché questo sacrificio non vada a vuoto, in quanto le guerre portano soltanto sofferenze. Si tratta di storie vere e non di cartoni animati o film. E cerco di spiegargli che solo la cultura e il non fanatismo e la non indifferenza salvano da questi nuovi rigurgiti che ci sono di antisemitismo. Avete visto a Livorno cosa è successo? I giovani purtroppo non ricevono un'educazione civica sufficiente nelle scuole. Credo che la vogliano rendere più obbligatoria adesso. Dovrebbe essere studiata la nostra Costituzione, che è una Costituzione repubblicana straordinaria, nata dalle ceneri della guerra e del fascismo. Io ho sentito a volte delle storie di parenti che fanno di tutto pur di recuperare le memorie di queste persone. Ho sentito leggere lettere toccantissime. Penso che questa sia una testimonianza, ecco perché queste persone, penso che sia giusto, molti lo fanno già, che vadano nelle scuole a testimoniare quello che è stato più di 76 anni fa.